Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale si è riunito il 26 e il 27 luglio per discutere e approvare la legge che semplifica e riordina le norme regionali. Uno dei punti nodali è la rideterminazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti, su cui le opposizioni hanno presentato diversi emendamenti. Aldo Reschigna, vicepresidente della Giunta regionale. È un provvedimento che modifica molte leggi regionali in materia di turismo, ma anche di organizzazione sanitaria e di vigilanza sulle strutture sociosanitarie. Affrontiamo all'interno di questo provvedimento anche una norma che consente, almeno provvisoriamente, di dare una risposta alla crisi di Eurofidi. Gianluca Vignale, Forza Italia. È una legge che non condividiamo, in particolar modo per un motivo fra i tanti, perché triplica l'ecotassa regionale, per cui ci sarà un aumento consistente per tutti i cittadini piemontesi che dovranno conferire i loro rifiuti dal 1 gennaio del 2017. In Piemonte si avvia l'iter per una nuova fusione di comuni. Il Consiglio ha approvato la deliberazione che indice il referendum per l'istituzione del comune di Cassano Spinola mediante fusione dei comuni di Cassano Spinola e Gavazzana in provincia di Alessandria. Il presidente della Giunta regionale Sergio Chiamparino ha svolto una comunicazione in aula sulla decisione dell'Associazione Italiana Editori di organizzare un salone del libro a Milano, togliendo sostegno a Torino, cui è seguito un ampio dibattito. Il vicepresidente della Giunta regionale ha annunciato in prima commissione che nei prossimi giorni si chiarirà se potranno riprendere a breve i lavori del grattacielo della regione o se occorrerà svolgere un'altra gara con allungamento dei tempi. Andrea Piano, Partito Democratico. È un problema molto complesso. La Giunta, il vicepresidente in particolare, tutti gli uffici stanno lavorando alacremente per trovare la soluzione migliore, meno onerosa possibile, sia in termini di soldi, sia in termini di tempi, e confidiamo che si riesca, pur nella difficoltà del caso, a raggiungere il risultato. Giorgio Bertola, Movimento 5 Stelle. Chiediamo chiarezza alla Giunta regionale. A quanto monteranno i ritardi? A che punto sono le trattative per riprendere i lavori? Quali saranno i costi ulteriori per i cittadini legati al ritardo? E quali misure di tutela per i lavoratori della struttura Torre Regione? Lega Autonomie ha presentato a Palazzo Lascaris la pubblicazione 50 pagine, il gioco d'azzardo e la ludopatia, i comuni entrano in gioco, uno strumento pensato per supportare le amministrazioni locali nella lotta alla ludopatia. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. Buone vacanze. Riprenderemo a settembre. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.